Nuova parte di XD e ora affrontiamo il Gabba? Ma che cazzo di nome è? Sì, proprio tutti. Dio la madonna, sto qua mi sembra la versione umana di Donkey Kong. Ok. Allora, so già come funzionerà la loro strategia. Io ci scommetto che uno di loro userà protezione dato terremoto. Ma chi? Proprio non lo so. Rischiamo? Rischiamo. Lo sapevo, cazzo! Dobbiamo battere allora Silao. Zagatuar bastardo, ciao Sileo. Sbaglio sempre a pronunciare, non so se Silao o Sileo, pare sì. Quello lo abbattiamo con un bel onda shock. Devo cambiare onda shock, non è abbastanza forte. Con qualcosa di più forte, tipo fulmine. Allora. Lo sapevo. Scusami ancora, Gardevoir. Aia. E vabbè, sono i rischi del mestiere. No, non ci credo, è sentito per poco quel figlio di frolla. E va bene. Oh oh! Non confonderlo. Bravo. Allora, Ursaring per l'attacco che c'è su Ursaring e tu l'Iron un bel po' in testa sulle sue. Mettilo KO. Cazzo! Che sfiga che Breccia non può penetrare protezione. Perché Breccia può distruggere le barriere con magie velo, scatto velo, eccetera, eccetera. No, che cazzo, ho detto una cagata con specchio velo. Volevo dire schermo luce, ho sbagliato. Perché magie velo, specchio velo sono non simile. Ma è magie velo e schermo luce, le spacca quelle barriere. Ehi ragazzi, ve l'avevo già detto che Primeape, anche se non ha la coda, può imparare coda acciaio. Ragazzi, è possibile. L'Iron, un bel attacco riduttore o coda acciaio. No, meglio un riduttore. Aia! No, io con l'Ursaring lo abbatto. No! No, dai! No. Addio a Primeape. Porca troia! L'Iron sei una roccia.
sai, Elgabba, sei il primo crit tenente che ha più di un Pokémon ombra in squadra. Complimenti. Allora, è meglio ritirare... Sì, ormai cosa può fare? Nulla. Ursaring, addio. Brutto stronzo, per colpa tua ho perso Primary. Declino scuro. Tu non hai visto. Muova la mano come i piccoli di Madagascar. Tu non hai visto niente. Vero? Sì. Sì, sì. No, non ho visto nulla. Poi povero Ipno, lo definiscono il Pokémon pedofilo, insomma è una specie di sigo per lo scopo questo qua, perché praticamente un giorno con la sua monetina ha ipnotizzato un bambino, da che ovviamente l'ha portato via, ma per sbaglio, per errore non l'ha fatta apposta, e però tutti l'hanno definito un Pokémon pedofilo, ma povero Ipno, in effetti un po' fa paura, però pedofilo. Allora chiamiamo Andu. Forza Andu. Un bel fascino, eh. Abbattiamogli l'attacco. Vaporeon, un attacco rapido. Più di così non posso fare. Riproviamoci. Allora, ah, dove sono le Pokémon? Ecco qua, ultra Pokémon, perfetto. Prego! Almeno uno, dai, almeno un Pokémon uno per farmi cambiare. Di un Kryptonite, dai! 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 Presi una cattura con... Sì! Hai avuto la meglio su Elgabba, Kryptonite. Allora, Donkey Kong, cosa facciamo? Ah! Gridi, cosa gridi? Perfetto! L'Aeron è diventato Aggron e ora non lo ferma più nessuno! Oh merda! Che cattiveria! Ah sì, tu sei il vecchietto con gli occhi chiusi! Ecco, Bonifacio Malvaro! Ma porca troia, sti nomi! Perché me lo dici? Vabbè, se sono fatti da te.
povero me, povero me. Vediamo un po'. Ok, ora vediamo di andarcene da questo posto. Ho detto prosto. Posto, porca cane. Visto ragazzi, chi è il cattivo? Mister Bonifacio, dovrei dire Mister Malvaro, sì, ecco però questi nomi. Quindi il capo dei Crypto non era affatto Malerio, ma questo qui di Malerio non era un boss, era solo una copertura. A proposito, chissà dove sono finiti Malerio e Nascove. Ma saranno in qualche prigione super segreta in una qualche regione sconosciuta dei Pokémon. Può essere. Oh. Al ladro qui! Ma questo è un covo di ladri! Che è successo? Che è successo? Sì? Un pallone in... Oh, Disco Ball! Aspetta! Hanno rubato l'ultimo Pokémon generato. E che Pokémon era? Dimmelo! Scusate, qualcuno sa di che Pokémon si tratta? Disco Ball, vieni qua, brutto figlio di Troia! Hai fottuto un Dragonite! Porco cane, vieni qui! Dammi quel Dragonite, lo voglio! Porco cane, è scappato! Ragazzi, ci vediamo alla prossima parte dove dovremo metterci sul da farsi su come raggiungere l'isola.